mi trovo da Luciano Imbriani, perché lui tutte le mattine dalle 5 in poi becca le rassegne stampa, le conferenze, le Porro. Segui Porro? Sì, Nicola Porro. Come mai? Quando morirà che lo chiamano il Porro Porro? Bravo, è vero. Ma te sei tutto. Allora, questo... allora perché mi fai le domande a me? Le domande perché tu sei dovrei... Ah, perché vuoi le risposte giuste. Perché tu sei, il... sei l'uomo. Ne sono uno che sa. L'uomo dell'informazione. Sono uno che sa. Allora, dimmi. Questo governo regge o non regge? Allora, questo governo, se fosse per gli italiani, non dovrebbe reggere. Ma essendo un governo che regge, reggerà. E vi spiego i motivi. I motivi sono. Loro. I motivi sono tanti. Primo. Primo. Levi. No, 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 questo va tenuto, scusate, questo è un attimo. Chi è? Jenny, un la attimo moglie, sono in conferenza, dimmi. Jenny Girombelli, la trovate su Facebook. È ora di là. La moglie di Luciano. Chiamare perché io intanto, tanto qui ognuno fa i cazzi suoi, io intanto chiudo la porta. Stavamo dicendo, allora. Primo, secondo, terzo, quarto e quinto, le motivazioni sono queste. Allora. Poltrona, 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 poltrona. Queste persone che dovrebbero... cadere dalle poltrone, perché le poltrone dovrebbero essere molto alte, però questi si arrampicano da tutte le parti, ora hanno questa poltrona. Ora te te regoli con te, che per te sono tutti seggioloni. È vero, non credi che se forse va. Sono anche caduto al seggiolone, anche perché te volevi dire questo. No, ma allora questo, lo sai che entro luglio sono abituati oramai, venivano a degli stipendi troppo alti, a dei benesseri. Il benessere troppo alto, ha delle macchine, sì, i benesseri perché sono tanti che ripetono. Beh, vabbè, ragazzi, alle macchine, mi concedete alle macchine? Alle macchine troppo alte, troppo scure. Troppo scure, perché il blu e il nero sta bene a tutti. E poi sono anche abituati, scusa, a mangiare la lagosta a 7 euro. A proposito di blu, ho trovato il pelone in blu elegantissimo. No, ora c'è una giacca, l'ha presa da te? No, quella cos non l'ha presa da me. Ma guarda che era elegante. Era molto elegantissima, sì, l'ho vista. Molto elegantissima. Quella che c'ha quella pattina qui, c'ha una pattina qui così, guarda. La pattina della taschina. E quindi è fuori moda. No, bellissima. Cioè, c'ha una veneziana. Una cosa che quando piove può tenere... A me, io sotto ci posso stare per via dell'altezza. Va bene, quindi come avete capito il governo regge per le poltrone, 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 poltrone. E poi pensate, ci sono entro un mese le nomine per circa 200 partecipate statali. Bravo. E quindi fai il conto quanti milioni sono di stipendi. Conto. 200 che vengono nominati. Ammetti che ognuno prenda 15.000 euro al mese. Io non so se quanto fa 15.000 per 200. Tanto, tanto. Tanto. La risposta tanto. Esatta è tanto. È tanto. Si vede che sei forte anche in matematica. Sì, è tanto. Tanto. È una cosa quasi anche troppo, quasi incredibile, sì. Questo, venga, venga, tanto qui tutto è permesso. Questa è la politica e questo è il futuro dell'Italia. Però attenzione, perché l'ho letta questa. C'era un cliente. Se no, non è un cliente, è un rappresentante che non sta pidando assegno. Perché questa è la situazione. Fatelo voi il conto. No, dovevi far dire l'ultima cosa. Te sei dimenticato. Di questo governo. Che vuoi dire? Fa cadere le braccia. E tu per sta cazzata mi hai fatto mandato via. No, ma no, non è che fa cadere le braccia, le fa cadere e poi le risollevi secondo da che parte. E perché sta cazzata mi ha mandato via il rappresentante? No, io l'ho mandato via, se andasse via per sempre sarebbe meglio. Bene, alla prossima. Ciao, Luciano Imbriani. No, Luciano Imbriani, ragazzi, scusatemi, ma sono momenti. No, sei fortissimo. Ma no, non sono forti, perché comunque il Peloni è più forte. No, era elegante. L'uomo in blu. Era elegante. Sì, blu. Dai, dai. E quell'altro?